Buongiorno, il Signore vi dia pace, invochiamo lo Spirito Santo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, scendi su di noi, offrici luce e salvezza, riempi il nostro cuore della vera carità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi vi presento l'inizio del Vangelo di San Giovanni, il cosiddetto prologo di San Giovanni, Giovanni 1, dal versetto 1 al versetto 18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato, parola del Signore. Ecco, questo brano, che giustamente è considerato tra le pagine fondamentali della Bibbia, ci riporta una concezione del mondo e anche della cristologia veramente uniche, perché ci dice che Gesù in realtà è Dio l'Eterno, che era nel seno del Padre eternamente, che a un certo punto si fa carne, come abbiamo visto l'altra volta nell'Annunciazione. L'Eterno entra nella storia, però viene rifiutato. La sua presenza nella storia è stata preceduta da Giovanni Battista, ma Giovanni Battista è stato un po' confuso, addirittura alcuni lo presero a lui per il Messia, però di fatto non è stato accolto neanche Giovanni Battista, poi, perché è stato ucciso, e il mondo non ha accolto questo dono. C'è quindi un'inimicizia tra il mondo e il Signore. Ecco, questa inimicizia, se vi ricordate, è nata all'inizio della storia umana, quando i primi uomini si ribellarono a Dio. Ed è un'inimicizia molto grave, perché ci coinvolge ogni giorno. Noi, infatti, ogni persona umana vive questa separazione da Dio. Per unirsi a Dio deve vincere una resistenza negativa. Eppure noi nel profondo del cuore abbiamo il desiderio dell'amore, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che è amore. Però poi è intervenuta questa situazione che ci ha creato un grosso problema. Tutta l'infelicità, tutta la cattiveria, tutto il male che c'è nel mondo, perfino la morte, sono la conseguenza di questa separazione dalla sorgente della luce che è Dio. Il Signore è venuto a risanare tutto questo e ha realizzato tutto questo con la Pasqua,
Però per realizzarlo anche in noi abbiamo bisogno di accogliere questo dono e di superare tutte le resistenze che questo dono in qualche maniera determina, perché noi purtroppo quando interviene Dio nella nostra vita noi sentiamo delle forze, delle tendenze che invece si chiudono a Lui, ecco, ci chiudono e si chiudono a Lui. Per questo viene narrato nella prima pagina del Vangelo di San Giovanni questa storia, che è una storia d'amore che Dio realizza nella nostra vita attraverso Gesù, ma è una proposta che di fatto spesso viene respinta. Infatti dice a un certo punto, come abbiamo sentito, a coloro però che credono ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi il credere viene visto come un superamento di un ostacolo. Ecco, quando noi incontriamo persone che non hanno fede, evidentemente quelle persone, per un motivo o per un altro, consapevoli o non consapevoli, rimangono vittime di quell'ostacolo, non sono libere. Perché quando una persona poi invece crede, ha superato questo ostacolo che ci separa da Dio e finalmente si comincia a realizzare un rapporto d'amore tra noi e Dio, che poi dà armonia alla vita e ci consente addirittura di conoscere Dio. Perché l'ultimo versetto che io ho letto, il versetto 18, dice che l'unico che conosce Dio è Gesù, Dio che si è fatto uomo. Ma solo Lui può rivelarci chi è Dio, perché prima di Gesù Cristo Mosè è arrivato a un certo punto di preparazione, perché ci ha dato la legge di Dio, ecco, ci ha dato tante cose, delle esperienze, ma sono sempre preparatorie in funzione dell'incontro col Dio vivo. L'incontro col Dio vivo è determinato proprio da questo superamento della difficoltà. E infatti, se vi ricordate, quando Gesù operava diceva sempre: ma tu hai fede in me. Quando le persone avevano una fede autentica in Lui, anche se piccola, ma un'apertura vera, potremmo dire, allora Lui poteva operare, perché si superava l'ostacolo. Certo, la radice dell'ostacolo sta nella nostra libertà, perché è la nostra libertà poi che ci dà la dignità di essere creature, però ci dà anche il rischio di chiuderci, perché siamo veramente liberi, possiamo dire sia sì che no, con tutto un ventaglio di più o meno evidenti aperture o chiusure. È molto importante per noi questo brano, perché potremmo dire che tutta la storia dell'umanità in fondo può essere letta secondo quest'ottica. La storia dell'umanità è una storia di dolore, ma non è questa storia di dolore dell'umanità che Dio può accogliere, perché Dio non vuole che l'uomo soffra. Per questo, in un mondo di dolore, in una storia di sofferenza, il Signore interviene per poter trasformare il male in bene. Quindi la storia dell'umanità è la testimonianza che Dio è stato escluso dalla nostra vita. Quindi tutto il male che c'è nel mondo, tutto il male che noi vediamo anche al telegiornale, è proprio la conseguenza di una separazione dell'amore di Dio, del bene vero, dalla nostra storia. Il Signore bussa alle nostre porte, vuole entrare, ma Lui riceve un ostacolo. Alle persone che aprono e superano questo ostacolo, in effetti il Signore fa fare l'esperienza che tutto il male che c'è nella nostra vita si trasforma in salvezza, e quindi diventa la vera nostra grazia, la nostra vera fortuna. Vi saluto e vi auguro ogni bene.